Barone Vassallo, siamo al 23 giugno 2023, buonasera a tutti. Oggi voglio trattare un argomento un pochino scomodo, specialmente in questo preciso momento storico. Stavo vedendo su TikTok una cosa che mi ha messo i brividi. Era un palazzo costruito circa 30 anni fa, quindi parliamo di metà anni 90. Questo palazzo, negli anni lasciato costruire dalle varie amministrazioni succedutesi, se non sbaglio a Quagliano, una cosa del genere, nel territorio campano. Dicevo, questo palazzo ospitava ben 8 famiglie. Ora, nessuno mette in dubbio che la legge va rispettata, specialmente quella che riguarda le abitazioni. Naturalmente è giusto rispettare tutti i piani regolatori, tutto ciò che riguarda la sicurezza delle abitazioni, perché poi si finisce per piangere, perché sappiamo tutti che può succedere un appartamento non costruito bene, un posto sbagliato e via discorrendo. Però qui non parliamo di una serie di appartamenti sotto una montagna, parliamo di alcuni appartamenti costruiti, un palazzo costruito praticamente in una zona pianeggiante, una zona senza apparentemente alcun pericolo per l'incolumità delle persone, senza alcun vincolo paesaggistico, perché veramente non, da quello che si è visto nelle immagini, non c'era nulla di paesaggistico. Naturalmente un palazzo costruito in 30 anni, che quindi comunque sia non è una catapecchia costruita in 5 giorni, è un palazzo che è stato tirato su in 30 anni, quindi qualcuno ha visto, probabilmente qualcuno ha preso anche delle tangenti. E questo palazzo costruito, ok, senza pagare il condono, in una zona, torno a ripetere, che non c'erano né vincoli paesaggistici né vincoli di pericolo per l'incolumità dei proprietari dell'immobile o degli affittuari dell'immobile, è stato preso e raso al suolo. Quindi, a parte il dramma di queste persone che hanno speso in 30 anni, dice che l'avevano iniziato i loro nonni, e ci credo, perché prima era una cosa molto comune in Italia, oltre il dramma di perdere la propria abitazione, oltre il costo economico, perché addirittura 400.000 euro per abbatterli lo Stato li metterà a conto di queste persone. Queste persone che si troveranno senza una casa e lo Stato dovrà dare loro un'abitazione, perché poi hanno dei bambini, hanno degli anziani, dei minori. Quindi io dico, ma con quale intelligenza si può mettere in pratica un'azione simile? Posso capire che voi gli dicevate, guardate, avete sbagliato, pagate il condono per 100.000 euro. Ma buttare giù senza pietà la casa, 8 appartamenti di 8 famiglie che vivevano lì sopra, capite che a parte lo stress psicologico che si possa andare a creare, c'è anche un problema
di reazione. Voi pensate che da questo momento in poi quelle persone saranno persone oneste nella vita? Saranno persone tranquille? Saranno persone che non faranno un colpo di testa per ripagarsi della perdita della casa? Immaginate quanto è grave perdere la casa. Poi ci saranno i soliti, come li vogliamo chiamare, maestrini, i soliti professoroni che diranno ma l'abuso edilizio non va fatto, l'abuso edilizio è contro tutti. Sì, è vero, l'abuso edilizio non va fatto, l'abuso edilizio in alcune parti è anche condannabile, naturalmente, se l'abitazione può mettere a rischio persone terze o persone prime, ci sta. Ma rendiamoci conto del dramma di lasciare 8 famiglie che negli anni hanno speso soldi per quella casa, che negli anni hanno fatto sacrifici, che lì avevano la propria vita, dentro quelle mura avevano la propria vita. Lo Stato arriva e gli toglie tutto, perché quando ti tolgono la casa ti hanno tolto tutto. Il presupposto principale della vita perlomeno civile. Perché si dice che lo stato vitale più deprimente è quello di clochard? Perché il clochard non ha una propria casa. Immaginate voi le conseguenze che si avranno dall'aver gettato a terra quegli appartamenti di quelle famiglie, aver ridotto quelle famiglie praticamente allo strozzinaggio, perché se loro adesso dovranno pagare 400.000 euro per l'abbattimento della loro casa, si troveranno senza casa, con dei debiti, con la fedina penale sporca e tutto quanto. Ma ci rendiamo conto che quelle famiglie saranno 8, una media di 5 persone a famiglia, 5 per 8, 40, diventeranno per forza di cose 40 malviventi? Perché quando tu subisci un abuso così grande, così forte, e non ditemi che quando hanno iniziato la costruzione di quella casa nessuno ha visto nulla, vuol dire che qualcuno ha visto, qualcuno ha preso le tangenti, ha lasciato costruire, magari i nonni, infatti avevano detto che sono stati i nonni, e ora loro, come fai a buttargli a terra l'abitazione? Si fanno delle cose troppo assurde in questo paese. Poi non lamentiamoci se lo Stato dovrà spendere per dargli nuove abitazioni, se lo Stato dovrà spendere perché quelle persone diventeranno delinquenti, quelle persone ormai, dice tanto, che cosa abbiamo da perdere nella vita? Quando ti tolgono tutti i sacrifici di una vita, che cosa hai più da perdere? Immaginate un'altra cosa, immaginate se mentre questi stavano buttando a terra le loro case, le loro abitazioni, questa persona in qualche modo, una di queste persone, prendeva in mano una pistola e sparava. Naturalmente è un'azione che non va fatta. Ma capite il dolore, lo stress, la pressione che puoi avere in una situazione simile? Se una di quelle persone avesse sparato, chi poteva dirgli che aveva sbagliato? Come si faceva a dirgli tu hai sbagliato? In quella situazione la mente di un uomo è annebbiata, la mente di un uomo è ingestibile, è come la corsa alla sopravvivenza. Quando
ci si trova allo stato animale di dover lottare con il prossimo per il cibo, si vede la vera natura dell'uomo. Anche questi chic, questi sinistrosi chic, no? Che praticamente fanno tanto, parlano tanto per aiutare questi, aiutare quell'altro ancora. Quando tu hai fame, quando tu non hai la casa, quando tu esce la vera natura dell'uomo, che è una natura che cerca di fare di tutto per la sopravvivenza. Quindi, guardate, io sono rimasto traumatizzato da questa cosa qui. Buttare giù la casa a 8 famiglie, con tutto il giusto che può essere non costruire abusivo, però cazzo, è un dolore anche soltanto da guardare dall'esterno di quella situazione, figuriamoci a viverla. Ci vediamo domani, ciao a tutti.